Nuova giornata. Moshimoshi, fui ni oyobi koshite sumimasen. Kajitsu, velvet room ni to owai shimashita. Sì, lo so, Margaret. Hitotsu, taisetsu na chūgoku o wasurete orimashita node, o mimi ni ireyou to omoimashita. Ovvero? Community ni motarasu kizuna mo mata, persona no chikara o takameru ooki na minamoto. Toki o arasoi, tada tatakai dake ni maishin shitemo. Mm-hmm. In pratica mi sta dicendo fai amicizia con la gente. Grazie a te, Margaret. Con il poster, con il calendario dietro i Persona 3. Hai fatto tesoro del consiglio di Margaret. Dovresti riflettere attentamente su come intendi investire le tue giornate. Beh, abbiamo già salvato Yuki con la prima giornata, il che vuol dire avere già molto più tempo. Ehi! Come va? Mattinata ad allenarti? Vuol dire già avere molto più tempo. Riesci a sentire la conversazione tra i due? Sai che da oggi ci si può iscrivere in club sportivi, no? Ho pensato che una corsetta sarebbe stata una buona pubblicità per il nostro team. Ma dai, se corri con quella tuta, come fa la gente a capire che al club appartieni? Non ci avevo pensato. Ma a parte che sembra vecchio. Proprio da te. Spero di vedere facce nuove anche nel nostro club. Fa sempre piacere. Non state pensando di fare promozione per convincere qualcuno a iscriversi? Non credo. Anche se tutti dicono di volere una ragazza come manager. Ah già, perché oggi non facciamo un salto al santuario dell'area commerciale prima di tornare a casa? Potremmo pregare per avere qualche nuova recluta. Dici che tocca fidarci alla pietà divina? Beh, d'accordo. A proposito, hai sentito cosa si dice in giro sull'essere che vive nel santuario? Ovvio, chissà se è vero. Appare uno correndo a caso. Per oggi le lezioni sono finite. Stai aspettando che Yukiko si riprenda. Ricordati che ti è stato detto che puoi unirti al club sportivo. Forse puoi capire come fare nella sala docenti. Avrai varie occasioni di incontrare persone in città e a scuola. Interagendo con alcune di queste persone potresti creare delle affinità sociali. Mentre rafforzi le tue affinità sociali, il tempo scorrerà, ma le tue amicizie influenzeranno i risultati delle fusioni persona. Se crei una persona dello stesso arcano, di un'affinità sociale... non ho letto. Cerca le persone con cui puoi instaurare le affinità sociali. Quindi, oggi in teoria possiamo aggiungerci ai club. Però la gente che cosa ha fatto in questa giornata? Trascorsa con Marie dentro la TV, studiato in biblioteca, club sportivo, mangiato con Aya. Io ancora non ho capito chi è sta Aya. Dentro la TV. Pivelli. Io l'ho fatto tutto al primo giorno. Ma io come faccio a sapere quando posso interagire con qualcuno? Hanno un segnalino sulla testa? Un po' come le missioni secondarie? Che il tizio qui aveva i puntini sopra? Allora, io vorrei guardare i club sportivi, diciamo. O meglio, più che i club. Vuoi unirti al club di pallacanestro o quello di calcio? All'improvviso ricordi le parole di Igor. Man mano che ti farete coinvolgere nelle vite degli altri e formerai dei legami, le tue affinità sociali si svilupperanno gradualmente. Sarà il potere di questa affinità a determinare l'abilità della tua persona. Ti domandi se potresti creare affinità sociali ora. Vuoi unirti al club? Facciamo un giro prima. Nella palestra del liceo Yasugami. Hai assistito agli allenamenti della squadra di basket. Bel tiro! Ma va bene, facciamo qualche esercizio base. E questo è il calcetto. Hai assistito agli allenamenti della squadra di calcio. Bel tiro! Ok, tutti in fila, è l'ora del vostro esercizio preferito, gli scatti. Potrebbero darmi bonus entrambi, quello è poco ma sicuro. Prima di decidere, fammi vedere ancora cos'altro c'è, perché non c'era anche il club tipo... Di scienze, quelle cose lì. Questa è l'aula del club di musica, un club culturale che lo sta usando. Dovresti tornare quando potrai unirti al club. Ok, quindi vuol dire che non mi posso ancora unire. Questa è l'aula delle riunioni usata dal club di teatro. Dovresti unirti quando potrai unirti al club. Ok, questo vuol dire che da questo lato, o meglio, in questa giornata posso unirmi solo a quelli sportivi. E allora... andiamo prima a fare un giro in città, prima di unirci a club e cose varie. Ah, tra l'altro devo andare anche da lui, che ho un po' di cose da vendere. Prima di tutto ti vendo tutta questa roba. Ho 50 incisivi grossi, e la madonna, e 40 stoffe miracolose, 45 lanterne nere. Dio mio, divento ricco. 48.000 yen, rendiamo povero sto pover'uomo.
Tieni, dammi tutto. Ora possiamo prendere ferro 5, spada lunga, moneta fortunata, l'aikatana, o yaikatana, un kunai, perfetto, un kunai avvelenato, stivali, non ho letto di cosa, un gile blindato e una cinghia della piuma, una protezione salvavita, appai col leone, veste incantata. Ah, finito, però 127.000 yen, mica male, dai, neanche la prima settimana, voglio dire. Detto questo, ti rivendo anche le cotte di maglia perché non ci servono più a molto. Abbiamo gli aikatana, il ferro 5 e la spada lunga. E giustamente quello che ci dà più bonus è quella più in alto. Va bene, prendiamola. Forse in realtà sono anche... Avendo farmato così tanto, ho la possibilità di comprare oggetti che sono molto superiori a probabilmente anche il prossimo dungeon. Per esempio, questi kunai avvelenati hanno una percentuale bassa di veleno, ma sti cazzi, vai, assolutamente. Mentre per C abbiamo le scarpette, gli stivali protettivi, che mi sa che lei è l'unica che gli è andata un po' di sfiga che non abbiamo raccolto abbastanza materiali, ma per quel che vale, ecco te. Va bene, capo, grazie. Farmare materiali ne vale... tutta la pena, veramente. Ma più che altro non vedo nessuno. Non vedo Chie, non vedo Yosuke. È accurato, non c'è nessuno in giro. Sai che ti dico? Voglio uscire con Maria. Eh? Sei qui? Sono sorpresa. Non credevo ti interessasse. Senti, sicuramente lo sai già, ma voglio che mi porti da qualche parte. Qui dentro si soffoca, è angusto, tetro. Il nasone si sta sempre zitto. Non dovrei lasciare la stanza, ma Margaret ha detto che non c'è problema se vengo con te. Io, beh, lascia stare. Allora, mi porterai altrove? Pare che Marie abbia intenzione di uscire. Forse se legaste un pochino di più potrebbe raccontarti qualcos'altro. Certo. Sul serio? Non sarai un po' troppo facile da convincere. Se continui così, presto ti terrò il guinzaglio. Sono sicuro che non dispiacerebbe a qualcuno. Tenere al guinzaglio. Si dice così, no? Sto studiando. Ico? Bene, andiamo. Hai deciso di accompagnare Marie fuori dalla stanza di velluto. Oh, se posso, volentieri. Area commerciale di fronte a Suzai Daigasu. Ma c'è un gatto là sopra. Hai portato Marie fuori dalla stanza di velluto. Ah, finalmente posso respirare. Si sta stretti in quell'auto. Hm? Che cosa hai visto? Sai, mi sento strana. È una specie di nostalgia. Sarà l'odore, l'aria. Nostalgia? Che odore? Perché siamo in campagna. Che tipo di nostalgia? Nostalgia, esatto. È quello che ho detto. È quello che sento. Tutto qui. Ci sono un sacco di cose che non avevo ancora notato. Ad esempio? Uno spiedino di carne. Ehi, signora, voglio uno spiedino, come si chiama? Oh, ciao, sono 320 yen, grazie. 320... Bah, è difficile da pronunciare. Non si può mangiare senza soldi. Vuoi che paghi io? Tu hai soldi? Ma è fantastico, sei fantastico. Marie sembra sorpresa. Yes! Ehi là, Star, ti fai lo spiedino, eh? Wow, carina. E che succede qui? Chi è? È la mia sorellina. È una mia amica. Amica? Insomma, non saprei. Ah, capito, amica, dici, eh? Beh, io mi chiamo Yosuke Hanamura, sono il suo amico, il suo socio. Socio? Tipo un amico fidato? Sì, direi che rende bene l'idea. Tu ti chiami... Eh? Ah, Marie. Ah, Marie-chan, eh? Ti va uno spiedino di carne? Dai, questo lo offro io. Ma che vuole questo? Vuoi dire che me ne comprerai uno per me? Si può fare? Non c'è motivo di rifiutare, dovresti andarci piano, è fantastico. Non c'è motivo di rifiutare. Ehi, nessun problema, mi hanno dato un piccolo extra nell'ultima busta paga. Tre spiedini, uno ciascuno. Oh cielo, oggi si fanno affari. Wow, cioè questo posto è così desolato che per tre spiedini la signora ha svoltato la giornata? Solo un momento, per favore. Hai mangiato gli spiedini di carne insieme a Yosuke e Marie. Sono abbastanza sicuro che Marie conoscerà ogni singolo elemento della nostra squadra ogni volta che usciremo con lei. Quindi adesso Yosuke, la prossima Chie, quella dopo la ragazza che abbiamo salvato. Poi probabilmente avremo delle giornate soli con lei. Ah, c'è da riempirsi la pancia, questo posto fa sempre delle porzioni enormi.
aveva detto uno ciascuno, ma io vedo due bastoncini l'uno, quindi. Allora, Mari-chan, che ne pensi di questa specialità locale? È strano come cibo. È duro, difficile da masticare e si è raffreddato mentre lo mangiavo. Davvero squisito. Oh, bene, non è proprio il finale che mi aspettavo. Ma è tutto bene quel che finisce bene. Ehi, perché si chiama spiedino comunque? È il diminutivo di qualcosa? È il diminutivo di spiedo, è l'unione di spiedino, è l'abbreviativo di spiedinettino. È di spiedo, dai, diciamogli la verità, poverina. Diminutivo di spiedo, E perché proprio spiedino? Perché non spiedatollo, spiedotto, spieduccio? Se proprio dobbiamo metterle in diminutivo. Beh, non è tanto meglio. Mari-chan è un po' strana, Beh, questa la rende adorabile, no? È una cosa che mangiate tutti i giorni? Non è giusto. Sarei dovuta venire prima. Sembra che Mari siano piaciuti gli spiedini di carne. Hai chiacchierato del più del meno con Yosuke e Mari. Oh cacchio, ho lasciato le chiavi nell'armadietto prima di uscire dal lavoro. Devo tornare da Junes. Ci vediamo presto, Star e Mari-chan. Ah, ecco perché oggi non c'era, perché lui ogni tanto lavora da Junes. Questo mi fa pensare, effettivamente potrei anche trovarmi il lavoro part time alla stazione della benzina, come ci avevano detto il primo giorno. Il tuo socio è una persona divertente. È così. Ma mi ha comprato della carne. Questa fa di lui una brava persona. È un dato di fatto. Beh, occhio a chi ti compra la carne, perché potresti attirare attenzioni non desiderate. Ehi, andiamo da qualche altra parte. Un posto con una bella vista. Sopra il santuario, magari? Lo immaginavo. Sulla collina che sovrasta la città. Dopo aver perso di vista Marie diverse volte, non appena ti voltavi dall'altra parte, sei riuscita a portarla fin qui. C'è molto verde qui. Verde e verde. Un po' di marrone. E verde scuro. Foglie di verde intenso via svolazzano. Addio nuvole che nel cielo danzano. Svolazzo anch'io persa nella luce diurna. Addio luna notturna. Mari sta mormorando qualcosa tra sé e sé. Sembrerebbero rime. No, non stavo componendo una poesia. Sono solo alcune parole a cui stavo pensando. Tutto qui, ebbene sì. Oh no, è diventata rossa. Taci, ti odio, razza di deficiente. Non mi spiare. Mari arrossisce. Ma che carina che è. Piccolina lei. Io non so cosa sia o chi sia. Secondo me è umana. Solo che non ce lo voglio dire. Boh, potrei aver già scelto. Wow, è enorme. Occhio a quello che dici, Mari. Non so perché, ma questo posto mi fa stare bene. Mi ricorda qualcosa. Ci sono altri posti in cui possiamo andare. Voglio vedere altre cose. Ti porto a fare un giro. Sì, ti prego. Scopro un sacco di cose quando sono con te. È molto divertente. Senti che Mari si aspetta qualcosa da te. Senti di comprenderla un po' meglio. E vai, nuovo social link. Ma ecco, ma è dorata. È come, vabbè, tu sei me e io sono te. Hai instaurato un nuovo legame, ti condurrà più vicino alla verità. Sarai benedetto quando creerai persone dell'arcano Eone. È come Sumire, che la sua carta all'inizio era nera e poi è diventata come tutte le altre. Ha instaurato l'affinità sociale Mari dell'arcano Eone. Potrei ottenere punti esperienza, sì, grazie. Vuol dire che lei ha ovviamente un'affinità sociale speciale. Ok, andiamo avanti. Dove si va ora? Dovunque tu voglia, Mari. Giane. Porti Mari a fare un giro, dopodiché la riaccompagni alla stanza di velluto. È molto come quando uscivamo con Giustine e Caroline. Che io mi immaginavo proprio che le riaccompagnava mano per la mano nella stanzina di velluto. Bentornato. Sembra che Dojima-san non sia a casa. Sgattaioli fuori di notte? Quando Dojima non è a casa la sera, puoi sgattogliare fuori. Tuttavia, se durante il giorno hai esplorato dentro la TV, sarai troppo stanco per uscire, quindi fai attenzione. Già fatto. Allora, io un salvataggio glielo butto. Gli studenti del liceo hanno le attività dei club. Ce ne ha parlato oggi la maestra. Insomma, per ricordarti, guarda che puoi fare cose. Ok, quindi se Dojima non c'è, possiamo già uscire fin da subito, non come quando avevamo Sojiro che ci limitava. Buono da sapersi. Mi chiedo se ci sia un'alternativa ai massaggi di Kawakami, però. Cioè, se tipo sei stanco e decidi, ok, voglio uscire lo stesso, puoi
che ne so, fare qualcosa. Posso andare dove voglio? Non è che mi fai uscire di nuovo con Marie, vero? Immagino di no, però. A quanto pare non posso andarmene quando la mia esistenza vacilla. Appena potrò uscire mi troverai all'esterno e parleremo allora, ok? Sembra che Marie non possa uscire in questo momento. Dovresti riparlarla appena la vedi all'esterno della stanza di velluto, ok? Quindi il primo incontro è dentro la stanza. Finché lei non esce... non si tocca, va bene. Puoi incrementare conoscenza, diligenza, comprensione, dialettica e coraggio partecipando a varie attività. Quando queste capacità raggiungono determinati livelli potresti incontrare nuove persone e sbloccare missioni. C'è un cartello, lo speciale di oggi è la combo Mapo Tofu solo 800 yen. Tre tipi diversi di Mapo Tofu, piccante, ultrapiccante e furia di Fuji. Sembra che questo posto aumenterebbe il tuo coraggio, al momento hai abbastanza soldi. Allora, aspetta un attimo. Il santuario è avvolto dalle tenebre, fermo e silente come la morte. Rabbrividisci fin nelle ossa. Senti che il tuo coraggio deve essere almeno affidabile per entrare. Ok, quindi la notte succede qualcosa al santuario. Dobbiamo ricordarci tutte queste cose. Mi chiedo se ci siano casi in cui uscendo di notte incontriamo Dojima e poi ci cazzia. È probabile. C'è un sacco di gente che dice trascorso con Yusuke, mangiato da Aya. Ma Aya, chi è? Ah, sono cretino, l'ho anche letto 2 secondi fa. È lei, Aya. Oh, se lo posso usare di sera, tanto vale farlo. Vai, aumentiamo il coraggio. Vedi, ti prego, fammi vedere la scena. Ah, ok, normalissima. Centrale ristorante cinese Aya. Hai mangiato la combo Mapo Tofu. Urca troia, che piccante. La tua fronte si imperla di sudore a causa della potente miscela di spezie. Non senti più la lingua. Nonostante i timori, continui a mangiare con le mani tremanti fino a svuotare il piatto. E beh, oh, l'hai anche pagato, voglio ben dire. La tua statistica di coraggio è aumentata a parecchio. Aia, grazie mille, sono 800 yen. Sei uno studente del liceo Yasugami. Anche mia figlia va a scuola lì. Ora sta facendo le consegne. È il mio orgoglio più grande. Attira moltissimi clienti. Buon per lei. Dopo aver mangiato sei tornato a casa. Beh, allora, devo essere sincero. Oh, ma pensavo stesse vomitando la signora. Invece è lì col gatto. Scusami. No, fatemi leggere. Siamo tutti soli. Buongiorno. Ehi, hai visto? Quel gatto era adorabile, vero? Già. Tempo fa io e Yukiko gli abbiamo dato del cibo, ma sembra che non si fidi di me. Oh, beh, tanto preferisco i cani. Io no. Ah, già, Yukiko mi ha mandato un messaggio. Dice che si sta lentamente riprendendo. Per fortuna sembra che non ci siano strani effetti permanenti. Può tornare a scuola, mi fa piacere. Dobbiamo solo aspettare che si senta meglio. Nel frattempo, prendiamocela con calma. Porca troia, hai voglia. E sempre, sto qua corre sempre. Ho capito che ogni volta che finiamo una scena, lui arriva, che corre via. Ciao. Ehi, come va? Hai da fare? Ah già, sei tempo, dopo la scuola andiamo a mangiare qualcosa assieme. Forse dovresti uscire con Yosuke dopo le lezioni. Certo, volentieri Yosuke. Sei tu che ieri non c'eri, quindi non darmi la colpa a me. Pomeriggio. Ma cos'è? Va bene, d'accordo. Calma su, ragazzi. Diamo inizio alla lezione. Sono il professor Osoi e in queste lezioni impareremo ad apprezzare la scrittura contemporanea. Ci divertiremo. So che è fuori tema, ma qualcuno può spiegarmi il senso di fare domanda per un ateneo fuori Naba? Perché dannarsi? Competere con la gente in città non porta nulla di buono. La campagna offre già tutto il necessario. Ehi, visto che questa è la nostra prima lezione, perché non mi date un saggio delle vostre conoscenze? Dunque, da quante parti è composto l'uccello che girava le viti del mondo di Murukami? Hana-chan, mi rivolgo a te. Ho come l'impressione che tu non ami leggere. No, io leggo, insomma, non libri, ma... Star, suo amico, dammi la mano. Quante parti è stato fatto? Tre? Gli suggerisci la risposta che ritieni corretta. Molto bene, Hana-chan. O sei più letterato di quel che dai a vedere o hai tirato a indovinare. L'uccello che girava le viti del mondo è composto da 3 storie distinte e il suo 8° libro su 12. L'ultimo, 1Q84, è stato pubblicato nel 2009. La prima stampa è andata esaurita il primissimo giorno di vendita. E naturalmente non stiamo considerando tutti i suoi saggi e racconti brevi, di cui non ho tempo di parlarvi adesso. Ah, mi hai salvato la vita, Star, grazie. Io credo di aver sbagliato una cosa. Credo di aver dato il cognome e poi il nome, perché io volevo chiamarmi Phoenix, non Star. In ogni caso va bene così, guarda, non mi importa.
Senti che tu e Yosuke vi siete avvicinati un pochino. La tua statistica di dialettica è aumentata. Ma allora, in questo titolo mi serve avere una persona dello stesso arcano della, diciamo, persona con cui voglio appunto avere confidenza? Le lezioni di oggi sono finite, stai aspettando che Yukiko si riprenda. E dov'è Yosuke? Yosuke? Ah, eccolo lì. Cioè il punto esclamativo, ok, buono da sapere ogni volta che c'è qualcuno con cui uscire. Allora, Yosuke è del mago, noi abbiamo Eone, giustizia, matto, giustizia, forza. Allora, giusto per tentativo, io una persona del mago la farei. Oh, ma c'è anche Marie. Dobbiamo aumentare Yosuke, non è vero? Cacchio, no dai, me l'ha chiesto, mi ha chiesto di uscire con lui, poverino. Ah, vai dentro? Allora vengo anch'io. Io volevo uscire con lei. Però Yosuke è un compagno, potrebbe essere utile farlo. Ci prendiamo Jack Frost che è del mago, ma appunto giusto per sicurezza, niente più niente meno. Non lo so se farei Marie, però Yosuke mi ha chiesto di uscire. Oh, ma è rientrata? Faccio scegliere al caso. Testa Yosuke, croce Marie. Alexa, tira una moneta. È uscita Marie. Per quanto vorrei uscire con Yosuke, poverino, mi dispiace. Yosuke è Ryuji di questo mondo. Marie, usciamo, dai. Perché non mi porti da qualche parte? Sembra che Marie voglia uscire. Visto che possiamo... Ok, il gioco ti dice se hai appunto la persona di quel tipo, guadagni punti. Quindi è esattamente come il gioco precedente o successivo. Dipende da che punto di vista lo vediamo. Senti che il tuo legame con Marie si rafforzerà presto. Vuoi passare il pomeriggio con Marie? Andiamo, Marie. Bene, andiamo. Marie sembra felice. Oh, oggi voglio visitare un luogo vivace. Voglio andare al Junes. Ne ho sentito parlare. Sembra che Marie voglia andare a Junes. Hai deciso di accompagnare Marie a Junes. Incontreremo di nuovo Yusuke, che ci ha chiesto di uscire, quindi... Poverino. Junes reparto elettrodomestici. Marie, in preda all'entusiasmo, si fa trascinare fin qui. Ne. Ehi, quello cos'era? Offerta speciale limitata. Correvano tutti ad accaparrarsi una cosa chiamata olio extravergine d'ogiva. Qualunque cosa sia, deve valere la pena di lottare per averla. Ore? Ehi, Star-kun, che coincidenza, che ci fai qui? Ehi, chi è questa ragazza? Che carina! Si chiama Marie. Ah, sì. Marie sembra perplessa. Marie-chan, eh? Ah, che bel nome. Oh, io mi chiamo Chie Satonaka, piacere di conoscerti. Ok. Perché è perplessa? Perché è una femmina? So cos'è questo, serve a far vedere un sacco di cose. Ah, anche tu stai cercando un televisore. Ne vorrei uno anch'io, non abbiamo ancora sostituito quello vecchio. Io non lo voglio, già, non la voglio, però... Si potrebbe accenderla sull'atollo dei VIP? E potresti guardarla in quella stanza? Non do. Cosa? E perché no, scusa? Cioè, comunque non ho mai detto di volerla guardare. Marie sembra delusa, ma poverina. Allora, come si guarda? Spieghi a Marie come si usa un televisore. Huh? Eh? Sei una di quelle persone che non guardano la TV. Sudaio. Non ce l'abbiamo in stanza. Davvero? Cavoli, deve avere dei genitori molto severi. Io non so se riuscirei a sopportarlo. Una vita senza film di Kung Fu. Brr. Ah, solo che non ci sono prese elettriche in quella stanza. Dirò al nasone di installare una di quelle prese elettriche. Eclettriche. Non c'è mai niente da fare in quel posto. Ehi, aspetta, Marie-chan. Non avete neanche l'elettricità. Oh no. Però avevo ragione, ogni volta che usciamo incontriamo uno dei nostri confidant. Junes, alla ristorazione, sei in compagnia di Marie e Chie. Ah, questa sì che è roba buona, che soddisfazione. Era da tanto che non venivo qui a mangiare la carne, davvero niente male. Loro non hanno ancora mangiato. Marie-chan, non hai mangiato proprio niente. E anche tu, Star-kun, dovete mangiare se volete diventare grandi e forti. Scherzo. Mangi troppo velocemente, diventerai grassa un giorno. Ah, esatto. Avrei preferito non saperlo. Vado a prendere qualcosa da bere per tutti. Il tè oolong dovrebbe andare bene. Vroom. Ma come ha fatto a finirlo in fretta? C'è un sacco di gente in questo Junes. Ma perché poi? Non hanno nient'altro da fare. Se tutti hanno la TV dovrebbero guardarla piuttosto che stare qui a perdere tempo. Madonna mia, che fame. Mamma, siete, voglio una bibita.
No, ne hai appena bevuta una, dovrai aspettare. La voglio, la voglio. Ho detto di no, ti verranno le carie ai denti. Vaffanculo, mamma, ti odio. Marie osserva la madre e il bambino. Ehi, secondo te io sono mai stata così? Non lo ricordi? Beh, ci sono tante cose che non ricordo. Anzi, tutto. Marie ha un'espressione seria. Non ricordo nulla. Stavo solo camminando. Non avevo un posto dove andare. Sono finita in quell'auto, tutto qui. E poi Margaret mi ha chiesto di restare. È stata lei a darmi il nome Marie. Sarebbe stato complicato andare in giro senza un nome. Sarà stata dura? Non saprei. Non ricordo nemmeno se è stata dura oppure no. Ma non è un problema. Non è una cosa che mi turba. Nonostante non sembri trasparire dalle sue parole, Marie ha uno sguardo preoccupato. Comunque, non so perché, ma questo luogo mi sembra familiare. Più andiamo avanti, più ho sospetti, però più è carina, piccolina lei. Ricordi altro? No, ti hai già detto che non ricorda nulla. Non lo so. L'unica cosa che ricordo, o forse è meglio dire l'unica cosa che so, è che questo è mio. Marie tiene in mano un vecchio pettine di bambù. Che sia uno spirito di questo posto antico, perché ha detto che non è umana, però lei ricorda le cose vagamente familiare, tutto quanto. Quindi potrebbe essere tipo uno spirito in forma umana? Ce l'ho fin dall'inizio, è mio, senza alcun dubbio. Ma allora non è di nessun aiuto. Marie ti ha confidato uno dei suoi ricordi. Senti che il tuo legame con lei è diventato più profondo. Bene, sono contento, dai. Eone, Marie, livello 2. L'affinità sociale è raggiunto a livello 2. Il potere di creazione di persone è migliorato, giustamente. Stai cercando la verità, giusto? Dovresti fermarti, non esiste niente del genere. Zumana. Questa conversazione è noiosa, parliamo di qualcos'altro. E aspettiamoci, e che tanto. Chiede scusa per l'attesa. Ma, ah ok, non ha portato. Mi aspettavo arrivasse almeno così. Era troppo affollato, così ho ordinato le bevande. Ce le porteranno appena saranno pronte. È solo una mia impressione o il clima si è fatto pesante? Non vi preoccupate, non ho ordinato solo per me. Teo long per tutti. Vabbè, dopo aver parlato con Marie e Cie, hai riaccompagnato la prima nella stanza di velluto. Anche perché accompagnare Cie nella stanza di velluto la vedo difficile. Mi chiedo se... Bentornato! E non è ancora tornato neanche oggi. Dicevo, mi chiedo se, come in Persona 5, a un certo punto anche... So che continuo a paragonarlo, ma se avessi giocato al contrario avrei paragonato il 4 o il 3 al 5 successivamente. Mi chiedo se i nostri companion a una certa... entreranno nella stanza di velluto, come è successo in Persona 5. Ma io non posso cucinare nulla? Vabbè, se posso sgattaglielo fuori, come al solito. Oh, se ne vale la pena. Come siamo messi in nostre statistiche sociali, invece? Allora, non posso sapere quanto mi manca per salire di livello. Però abbiamo aumentato dialettica, diligenza, se non ricordo male, forse conoscenza e il coraggio l'abbiamo aumentato ieri. Ok, domani... se riusciamo, voglio uscire con Yosuke. E visto che non credo ci sia molto altro da fare, io continuerei la sera ad andare al ristorante, se posso. Se mi aumenta il coraggio, forse ogni sera cambia qualcosa. Provate i nostri noodles artigianali, li facciamo solo su ordinazione. La diligenza. Oh, per 800 yen alla sera, secondo me lo possiamo fare tranquillamente, vai. Anzi, aver farmato ci permette proprio di farle queste cose. Dopo una breve attesa hai mangiato i tagliolini alle costolette. Dio mio, che cosa mi hai appena fatto pensare di volere? È troppo buono. Però hai aspettato così tanto che hai perso l'appetito. Ma come? Ti senti stanco? Ma dai, non essere un pezzo di merda, la tua diligenza è aumentata. Aia, grazie mille, sono 800 yen. Dopo aver mangiato sei tornato a casa. Ecco, e questo quindi è il giorno di pioggia. Ma quindi io dopo questo giorno... È vero, devo ricordarmi che abbiamo anche le attività... Stai aspettando che Yukiko si riprenda. Abbiamo anche le attività dei club, però oggi piove, giusto? È vero, scusami, se piove usciremo con l'ombrello, secondo voi? So che è una banalità, però... Però Yosuke oggi non c'è.
Ah, ma c'è gente qua dietro, ma come? Ah, la libreria ora è agibile. Leggi tutto per aumentare la conoscenza. Manuale base di pesca, leggilo per tutto per poter pescare. Volume, leggerlo aumenta il coraggio. Aspetta, questo aumenta la conoscenza. Io comprerei tutto. Puoi leggere i libri nei luoghi in cui puoi rimanere da solo. Potresti provare a leggerli sul divano della tua stanza quando sei a casa. Beh, potrebbe essere una soluzione. Ok, siccome oggi sembra non esserci niente da fare, io inizierei proprio una delle attività sportive dei club. C'era calcio e basket. Se devo scegliere, sceglierei basket, sincero. Sì, in questa giornata, a parte uscire con Marie, che noi abbiamo già fatto ieri e l'altra volta, tutti hanno fatto club sportivo, sono andati a mangiare. Va bene, da qui puoi accedere alla palestra e io andrò al club di pallacanestro. Bene, ascoltatemi, avete un nuovo compagno di squadra, conoscete tutti Star Phoenix, giusto? Viene dalla città, avrà di certo qualche trucchetto da mostrarvi. Abbiamo già la stagione in tasca, pensavo quasi di nominarlo capitano. Figa di già. Per me va bene, le votazioni sono sempre una palla. Ehi, perché non dici due parole alla squadra? Credo che il tizio coi capelli sprum voglia essere il capitano. Piacere di conoscervi, sono il nuovo capitano. Piacere di conoscervi. Vacci piano con noi, ok? Ah, non sembrano molto entusiasti. Beh, ora potete pensarci voi, vado a controllare la squadra di calcio. Star, perché per oggi non ti limiti a guardare, ora devo andare. I ragazzi si sono allenati un po' prima di tornare a casa. Ehi! Com'è andato il primo giorno? Sono Ichijo, spero di averlo detto giusto. Secondo anno, come te, piacere. È bello vedere qualcun altro interessato alla squadra. Ah, dai. Ko, non è ancora finito. Ah, è uno studente. Ah, è quello che si stava allenando lui. È quello nuovo. Sì, non è fantastico? È il nuovo studente. Ah, figo. Dai, so che è Nagase, piacere di conoscerti. Squadra di calcio, secondo anno. Io e Ko siamo amici da una vita. Già, fin troppo. Ne ho abbastanza della tua faccia. Ehi, sono andati via tutti presto, come sempre. Già, avevo suggerito di allenare i rimbalzi, ma come al solito è troppo faticoso per loro. Ah, alla fine abbiamo fatto giusto qualche tiro. Meglio non spaventare Star con le mie lamentele fin dal primo giorno. Ci sono tanti membri che saltano gli allenamenti, ma il basket è divertente. Tu ci hai già giocato in passato, giusto? Giocavo spesso. Magi? Davvero? Non vedo l'ora di giocare con te. Hai fatto amicizia con Ko Ichigo della squadra di basket e con Daisuke Nagase della squadra di calcio. Percepisci l'accenno di un legame fornirsi tra voi tre. Formarsi, non che fornirsi. Che è la carta del... Dovrebbe essere forza. Tu sei me e io sono te. Hai instaurato un nuovo legame. Ti condurrà più vicino alla verità. Sarai benedetto quando creerai le persone dell'arcano forza. Me lo ricordo perché le ho ottenute alcune della forza. Poche, ma le ho ottenute. Hai instaurato l'affinità sociale compagni atleti dell'arcano forza. Allora, più che altro è strano che alcune carte siano l'insieme di un gruppo, tipo il matto è la squadra investigativa, questa qua della forza è il gruppo di atletica. Potresti ottenere punti bonus. È un po' strano, però vabbè, oh, se funziona. Ah, giusto, conoscevi già gli orari degli allenamenti? Ci vediamo martedì, giovedì e sabato. È uno sport semplice, ma se fatto bene però ti robustisce. Oh, quando piove non ci alleniamo perché la palestra serve agli altri club. A volte è palloso far parte di una squadra così piccola. Naturalmente non ci alleniamo la settimana prima degli esami. Ti hanno lasciato di nuovo a pulire i palloni? Sì, mentre loro se la spassano io mi trastullo con le palle. Io mi chiedo se tutto questo sia stato voluto. Chi ha adattato Persona 4? Scusatemi. Adoro le palle. Sta andando sempre peggio. Cavoli, voglio spassarmela anch'io. Ok, ti aiuto. Facciamo in fretta e squagliamocela. Fai lo stronzo e vattene. Vabbè, aiutali. Tanto. Resti anche tu. Cavoli, sei un vero amico. Sono commosso. Fai lo stronzo e vatte. E si tornai a casa dopo aver dato una mano. Ma almeno mi aumentasse qualcosa, dai. Oh, Gesù, fai lo stronzo e vattene. Bentornato. Ha smesso di piovere. Bene, quindi posso uscire, immagino. Ah, che domanda difficile.
dovresti lasciarla in pace. Ma c'è qualche volta in cui io posso interagire con lei? E quando è che potrò fare l'orto? Forse di giorno. Se fossi disposto a fornirmi delle gemme sarebbe tutt'altra storia. Ma aspetta un momento, che cosa sono quelle? Pare che nelle tue tasche alberghi qualcosa di notevolissimo. Intendo quelle meravigliose pietre scintillanti, ovviamente, vorresti barattarle? Signora, io capisco, però si dia un contegno. Interessante. Cioè, quindi, oltre alle... come si chiama? Ai materiali per il fabbro, possiamo ottenere anche gemme che possiamo scambiare con la signora. Oh no, a saperlo col cazzo che la prendevo le scarpe per CIE. E però aspetterei a questo punto, perché scusami, con una sola pietra Gyozen in più otteniamo 83 di attacco invece che 71. Anche se la precisione è molto più alta. Va bene signora, per il momento la ringrazio, ci vediamo la prossima volta. Che cosa aumenta oggi il ristorante? 7 chow mein. Diligenza. È che non so, scusami. Pesca al fiume, studi a casa, lettura a casa, lettura a casa. Che libri abbiamo? Pesca per principianti, conoscenza e coraggio. Quasi quasi andrei a casa oggi. Però forse ci sono momenti in cui tu puoi leggere senza perdere la giornata. Aumentiamo la diligenza, vai. Tanto i soldi li abbiamo, voglio dire. Madonna mia, che fame. Dopo una breve attesa hai mangiato i tagliolini alle costole. Ancora. Dio mio. È davvero buono. Però hai aspettato così tanto che hai perso l'appetito. Ti senti stanco. La statistica di diligenza è aumentata parecchio. Aia, grazie mille, sono 800 yen. Non bisogna pagare... scusami, prima di mangiare però, vabbè. Ehi, non corre, se andiamo insieme, lasciami in pace. Buongiorno Star, che succede? Quel ragazzino è già nel suo periodo ribelle, ma fatti i cazzi tuoi. Beh, gli omicidi avranno messo in allerta tutti i genitori della zona. Oh, a proposito del colpevole, ci ho pensato un po' e proprio non riesco a capire. Gettare qualcuno dentro la TV richiede parecchio sforzo. Come ci riesce? Più me lo chiedo, più mi sento confuso. Aspettiamo che Yukiko si riprenda. Hai ragione, ci penseremo dopo aver sentito cosa da dire Yukiko. Guarda, io sono contento, eccolo, lo sapevo. Sono contento di averla salvata già il primo giorno. Per lei oggi le lezioni sono finite, sta aspettando che Yukiko si riprenda. Ma quando è che si riprende? A sto punto penso dopo domenica forse. Boh, se oggi è libero andiamo con Yosuke, ho deciso. Eccolo là infatti. Stavo ragionando che forse ho fatto una cavolata. O meglio, avrei dovuto provare a vedere ogni giorno cosa ottenevamo con le varie fusioni. Sai che ogni giorno c'è la previsione delle fusioni e ottieni un bonus. Forse... vabbè, essendo i primi giorni magari non hai nulla di che. Però dovremmo controllare ogni giorno se c'è una fusione buona da effettuare. Ehi, Star, se sei libero ti va di andare a fare qualcosa? Yosuke vuole andare a fare qualcosa. Visto che possiedi Jack Frost del mago, potrebbe andare meglio. Senti che il legame si rafforzerà presto, vuoi passare il pomeriggio? Certo. Non c'è. Ottimo, muoviamoci allora. Yosuke sembra felice. Scusami per l'altro giorno, ma sai, Mari... Area commerciale da Souzai Daigaku. Le celebri crocchette di carne sono roba tosta. Ridurre dei filetti di carne in crocchette. Viva la campagna, eh. Beh, sono buone, questo è certo. Cie le definisce tenere succose. Che razza di denti ha? Oh, scappiamo. Riesci a sentire la conversazione tra le signore. È quello che lavora da Junes. Frequenta il liceo Yesogami, no? La sua compagna di classe, Sato-san, il negozio della sua famiglia è fallito. Quest'area commerciale potrebbe sparire, eppure... La gente ti dà la colpa, vero? Mi spiace, lo sai che sono molto chiacchierato da queste parti. Deve essere dura, immagino. Ah, non più di tanto. La cosa riguarda i miei, io non sono coinvolto personalmente. Comunque, non posso farci nulla. Ok, ha ottenuto tre note musicali, vuol dire che abbiamo preso punti. Yosuke fa le spallucce. Dubito che in Abba esista qualcuno che non mi conosce. A scuola o in giro per la città. Non che mi importi, però è una rottura che debba sempre badare i miei modi. Beh, sì. Yosuke ti sorride allegramente. Senti di capirlo un po' meglio. Di già, così, subito, alla prima risposta. Yosuke, livello 2. L'affinità è salita a livello 2, mago è migliorato. La crescita del cuore di Yosuke ha influenzato anche la sua di persona. Ah,
Abilità finita sociale. Jiraiya impara Trafuri. Che cazzo è Trafuri? Forse infligge status furia a tutti? Il tuo rango affinità sociale aumenta se passi del tempo con la persona con cui hai instaurato l'affinità sociale. I punti esperienza bonus ottenuti fondendo le persone aumenteranno dall'aumentare dell'affinità sociale di quell'arcano e fin là. Inoltre, migliorare le affinità sociali potrebbe fartene scoprire di nuove. Formane il più possibile e falle salire di rango per rafforzare le tue persone. Comunque questa crocchetta è spaziale, eh? Ne voglio un'altra, anche tu, vero? Ma è ancora qua, ne abbiamo quattro. Scarga! Hai mangiato le crocchette con Yosuke fino a farti scoppiare lo stomaco, poi sei tornato a casa. Io devo controllare il campo se possiamo ararlo, se possiamo farci qualcosa, se posso costruire un orticello. Fammi vedere quell'abilità, Yosuke. Permette di fuggire dalla maggior parte delle battaglie. Non è quello che pensavo, però per il momento la tengo, ma non credo che la userò. Vediamo stasera cosa ci offrono. Nikudon Aya. Non venderete a stomaco vuoto, aumenta la comprensione. Oh, va bene. Oggi sì, sto qua. Quando tornerà a casa sua sarà obeso con la pancione. Hai mangiato il Nikudon? Buono, mamma mia. Per quanto continui a mangiare, il fondo della ciotola sembra irraggiungibile. Ti sembra di aver mangiato una mucca intera, ma come? Tuttavia, visto che ormai l'hai ordinato, continui a ingozzarti a forza fino a pulire il piatto. Hai compreso i limiti del tuo stomaco. Aspetta. Quest'ultima affermazione mi sembrava un po' molto precisa. Nel senso, vuoi dire che non posso mangiare di fila ogni sera qua, forse? Però forse magari sbaglio io. Sono 800 yen. Eh certo. Dopo aver mangiato sei tornato a casa. E ok. Siamo di nuovo al fine settimana, sabato e domenica. Senti delle studentesse parlare. Che carine, tra l'altro. Ehi, hai sentito che ci sono degli annunci di lavoro part-time sulla bacheca cittadina? Ah, quanto vorrei che ce ne fosse uno con cui fare soldi in fretta. Ah, credo che tu abbia la diligenza necessaria per un lavoro che richiede molto impegno. Che cattiveria! Forse no, ma scommetto che saresti più diligente se trovassi lavoro. Cioè, c'è un lavoro che richiede diligenza e uno invece che ti dà la diligenza? Non ho capito. A te invece manca la comprensione necessaria per fare un lavoro a contatto con le persone, eh? Il lavoro non mi interessa, preferisco pensare agli studi. Se prendo buoni voti potrei chiedere un aumento alla mia paghetta. Così non vale. Ah, quanto vorrei essere nato in una famiglia ricca, così non dovrei lavorare. Mi basterebbe anche solo conoscere qualcuno così gentile da comprarmi tutto quello che voglio. Wow. Non penso che sarebbe così bello come pensi. C'è già qualcuno del genere nella nostra scuola, eh? Ah. Credo sia lei. Oh, di nuovo. Bene, che abbia inizio la lezione sull'età delle scoperte, avvenuta tra il XV e il XVII secolo. Molti tipi di vegetazione sono stati introdotti in Europa dopo questo periodo. Tra loro, i tulipani, provenienti dalla Turchia, meritano particolare attenzione. La moda del giardinaggio stava prendendo piede e causando l'impennata del prezzo dei bulbi di tulipano. Fu la prima bolla economica mondiale, la tulipomania, assieme a quella della Compagnia del Mare del Sud e delle Compagnie del Mississippi. Fu tra le peggiori bolle della storia europea. Ehi, signora Namura, sveglia, quale fu la prima bolla economica mondiale? Oh, cosa? Aiutami, Star, di che bolla economica parla? La tulipomania. Gli hai suggerito la risposta che ritenevi corretta. Ah, quindi mi stavi ascoltando? Sì, fu proprio la tulipomania. I bulbi di tulipano importati dall'Olanda divennero estremamente popolari, inasprendo drasticamente i prezzi. Al loro picco, un solo bulbo poteva costare quanto una casa di lusso. Wow. Tuttavia, appena la bolla scoppiò, i prezzi precipitarono, le città commerciali olandesi piombarono nel caos. Signora Namura, cerca di non farti scoppiare quella bolla di muco, o piomberai anche tu nel caos. Non ho nessuna bolla di muco, e comunque ho indovinato, no? Ma sì, grazie Star, meglio che resto sveglio. Yosuke ti stima. Vi siete avvicinati un pochino. La tua statistica di dialettica è aumentata. Quanto ci vuole per aumentare una statistica per questo gioco? Mattina, dopo scuola. Per oggi le lezioni sono finite, stai aspettando che Yukiko si riprenda. Ricordi di aver sentito parlare della bacheca degli annunci del lavoro part-time nell'area commerciale. Forse dovresti andare a dare un'occhiata per vedere chi sta assumendo. O potrei anche vedere chi è che è libero oggi.
Ad esempio, loro sono liberi, Yosuke è libero. Avrebbe senso prendere un lavoro part time adesso? Soldi ne abbiamo, voglio dire. Però effettivamente ci aumenterebbe, le statistiche. Dov'è la back? Ah, ma c'è anche Marie. Cavolo, aspetta, aspetta tutti. Cazzo, non mi potete mettere tutte queste persone e così poco tempo da poterlo fare. Dov'è che devo andare? Dov'è la bacheca? Anche tu cerchi lavoro? Non è facile trovare qualcosa in linea con le proprie aspirazioni. Ho appena finito di esaminare l'intera bacheca. Cerchi qualcosa di particolare? Migliorare il coraggio, diligenza, migliorare comprensione, lavoro, migliorare la dialettica. Io faccio un salvataggio. Continuerei con Marie. Non è ancora pronto a rafforzarsi. Ok, non adesso allora. Stupido idiota, ti odio Spilorcio, ma no. È imbronciata, piccolina. No, non lo posso ancora toccare il campo, peccato. Allora, senti che il tuo legame si rafforzerà presto. Vuoi passare il pomeriggio con Yosuke? Direi di sì. Non mi fa vedere però cosa otterremo. Però a questo punto va bene, passiamo il tempo con lui. Muoviamoci allora. Ah, andiamo a vedere un film. Di fronte alla stazione di Okina. Ok, quindi addirittura un posto nuovo. Ma allora, c'è il protagonista di Future Diary in tutte le scene in sto cazzo di gioco. Yosuke ti ha portato fin qui. Ah, era da tempo che non respiravo aria così. Sai, sono un povero ragazzo di città, tratto dal richiamo dell'urbano. Aspetta, sto iniziando a parlare come Teddy. E infatti mi sembri anche più peloso. Ora che mi ci fai pensare, nella schiuma del mio detergente stamattina c'erano dei... Ehi, vuoi farmi prendere un colpo? Yosuke sta sorridendo. Vabbè. Beh, a parte questo, vogliamo... Vogliamo cosa? Oh, un messaggio. Vediamo chi è. Sarà mia madre. Altro spam. Ah, si sono procurati il mio indirizzo, non so come. Mi bombardano di spam. Non puoi bloccarli? Anche se lo facessi cambierebbero dominio, quindi è inutile. E non voglio cambiare il mio indirizzo, giustamente. Yosuke sospira. Non cambio contatti da prima che ci trasferissimo a Inaba. Voglio dire, qualcuno potrebbe mandarmi un messaggio. E è uno sbatti chiamare, no? E se telefonassi a tutti solo per dirgli che ho cambiato numero, potrebbero finire per irritarsi. Senza contare che ad alcuni non interessa minimamente contattarmi. Wow. Ma ehi, non guardarmi come se non avessi degli amici. Anche se a dirla tutta, non ricordo affatto le mie conversazioni con loro. Difficile poterli chiamare amici. Ti capisco. Inaba mi piace. E poi ho un lavoro da fare qui. Conto su di te, socio. Percepisci l'entusiasmo di Yosuke. Senti di capirlo un po' meglio. Che lavoro devi fare qua, Yosuke? Cosa dobbiamo venire a prendere? Yosuke arriva a livello 3, mago è migliorato, determinazione di battaglia di Yosuke si è rafforzata. Ora Yosuke può eseguire un attacco concatenato in battaglia. Attacco concatenato. Quando atterra un nemico in battaglia, il tuo alleato potrebbe incalzarlo. Non male. Beh, detto questo, che si fa? Torniamo indietro. Non vorrei che succedesse qualcosa a casa mentre noi siamo qua giù. E cosa siamo venuti a fare, scusami? Dai, torniamo. Ma aspetta, prendiamo un souvenir per tutti. Scusami. Vabbè, tu e Yosuke siete ritornati a Inaba in fretta e furia. Non ho capito. Il poliziotto è qui oggi? Incredibilmente no. Anch'io voglio lavorare. No, non lo vuoi, fidati. Patata lei, ancora innocente. Sai cosa? Quasi quasi stasera. Da oggi puoi passare la serata nella tua stanza. Puoi anche lavorare. Se troverai lavoro potrai uscire di casa ed andare nell'area commerciale. Il calendario vicino alla porta della tua stanza segna le date importanti. Usalo per gestire il tuo tempo. Ti ricordi che devi ancora finire di leggere un libro. Forse dovresti sederti sul divano e leggere. Un divano che concilia la lettura. Hai un libro con te. Ok, quindi... Cavolo, devi fartelo anche in più capitoli, eh? Ci sarà un libro della lettura veloce? No, beh, se mi preclude la serata così, tanto vale andare a mangiare fuori, no? Aumenta di nuovo la comprensione. Vabbè, ascolta, i soldi li abbiamo e li farmeremo ancora di più, quindi tanto vale veramente, se è possibile, venire qua e continuare a mangiare. Certo, è vero, è uno spreco di soldi, però... Ah, aspetta... Variazione da semplice a gentile, finalmente. La prima statistica che aumenta, dai. E finalmente fu domenica. Oggi hai il giorno libero. Non puoi fare altro che attendere che la guarigione di Yukio. Cosa potresti fare? Bella domanda. Oh, qualcuno mi chiama. Ah, ciao Ko.
Se non hai niente da fare, ti va di uscire? Chiamo anche Daisuke, che ne dici? Ho Valchiria io, giusto? Dovrei averla. Certo. Ok. Ottimo, non dimenticartelo, intesi? Ti sei organizzato per uscire. Spero di avere dietro Valchiria. Stazione di Okina. Sei venuto con Kou e Daisuke. Ah, era una vita che non respiravo quest'aria schifosa. Vabbè. Oh, capisco cosa vuoi dire. Non riesco a rilassarmi qui. Scusa, è andato troppo veloce. E tu, Star? Preferisci le zone urbane come questa o i paesini di campagna come in Aba? È meglio in Aba? Quindi la città da dove vieni è isolata come in Aba, Star? Scommetto che però lì non sei costretto ad andare sempre solo al Junes. Ehi, a me il Junes piace. I prezzi sono buoni, ci trovi di tutto. E quello Yosuke ti fa scassare dalle risate. Eh? Ma che c'entra Yosuke? Però, ora che ci penso, tu sei suo amico, giusto, Star? Dovremmo uscire tutti e quattro assieme quando capita. Certo. Si prospetta una giornata divertente. Senti che il tuo legame con Kou e Daisuke si rafforzerà presto. Quindi è stata una giornata inutile. No. Abbiamo perso una giornata, in pratica. Gli dico che non posso allora, scusami. Ma piuttosto che perdere la giornata. Comunque sì, Valchiria ce l'abbiamo. Quindi eventualmente possiamo aumentare forza. E abbiamo anche giustizia, matto, giustizia e one. Va bene. Scusami Kou, ma non posso. Oh, ok, sarà per un'altra volta. Ciao. Kou ha riattaccato. Spero che non si offendano. Cioè nel senso, spero che dire di no a qualcuno non porti al non ti chiama più poi. Dritto a casa, trascorso con Yosuke, dritto a casa, mangiato da Aya, trascorso con Marie. Ok, o Marie o Yosuke in pratica oggi. Ciao, io esco. Penso io alla casa, ma no. Se te ne vai, non potrai tornare qui fino a sera. Ah, lo immaginavo che eri qua da Junes. Senti che il tuo legame si rafforzerà presto, va bene, andiamo. Non c'è! Yosuke sembra felice. L'area ristorazione di Junes. Sei venuto con Yosuke per mangiare un boccone al volo. Non è poi così male stare qui con te ad ammazzare il tempo di tanto in tanto. Almeno, anche se siamo a corto di grana, qui possiamo contare su uno sconto. Certo, c'è un piccolo prezzo da pagare in cambio. Lavorare qui. Oh, eccoti, Anamura. Eccone un esempio. Lo immaginavo che erano femmine. Ciao, senpai. Che c'è stavolta? Farei meglio a parlare con la testa di rapa del direttore. Gli ho detto che non posso venire di sabato o di domenica, ma lui insiste che devo esserci perché siamo a corto di staff e che, se non lo faccio, mi licenzierà. Non c'è una legge che lo vieta? No, devi essere disponibile e basta. Punto. Ma non avete detto di poter lavorare nei weekend durante il colloquio? Beh, sì, non ci avrebbero assunti altrimenti. Wow, siete stupide. Va bene, ho capito, proverò a parlargli. Ma non volete farvi licenziare, giusto? Mi sarebbe più facile trovare un accordo. Se poteste farvi vivere ogni tanto, anche nei weekend. Ci penseremo su. Vedi di farcela, ok? Che stronze. Oh, Yusuke-kun. Proprio la persona che cercavo. Un'altra? Oh, ehi. Ascoltami un attimo. Ricordi il mio reclamo dell'altro giorno? Ecco, il macellaio ha detto che... Ok, va bene, spostiamoci più in là. Scusa Star, puoi darmi un minuto? Yosuke è andato ad ascoltare la dipendente. Ah, sono sfinito, non sono mica l'ufficio reclami. Beh, sei comunque incredibile. Coso, è una rottura cosmica. Yosuke sorride timidamente. Diamine, tutti si approfittano di me solo perché sono il figlio del capo. Mi andrebbe anche bene se fossi libero, ma abbiamo quegli omicidi a cui pensare. Non ho proprio tempo. La polizia riuscirà a sistemare il killer. La legge può davvero condannare l'artefice di questa storia. Una volta iniziato a preoccuparmi di questo caso, mi è stato subito chiaro che non avrei avuto la testa per pensare ad altro. Devo fare il possibile. È questo lo spirito giusto. Ehi, rilassati, mi fai sentire come se avessi detto chissà cosa. Yosuke è sorpreso. Mai avrei pensato di trovarmi a parlare di cose così serie. Prima di trasferirmi qui, parlavo solo di argomenti stupidi e banali, e pensavo andasse bene così, mentre con voi sento di poter affrontare qualunque discorso. Non so spiegarmelo, ma è come se potessi essere totalmente sincero, specialmente con te, hai già visto il peggio di me dopo tutto. Infatti, ripensandoci ora, se proprio qualcuno doveva vederlo, sono contento che sia capitato a te. So che è un po' tardi, ma grazie per essere venuto con me quella volta. Di nulla. Yosuke ti sorride timidamente. Senti che il tuo legame con lui è diventato più profondo.
Dai che portiamo Ryuji già al massimo. L'affinità è salita a livello 4, il mago è migliorato, la crescita nel cuore di Yusuke ha influenzato anche la sua persona, che ha ottenuto Dekaja. Annulla il bonus alle statistiche di tutti i nemici. Bene. Cavoli, comincio ad avere fame. Forza, vediamo se riesco a convincere il tizio del balcone a farci uno sconto sulle combo amanti della carne. Ma quanto... Io l'ho detto che il protagonista tornerà a casa sua fra un anno, che sarà obeso. Tu e Yusuke vi siete trattenuti nella ristorazione per ritornare a casa. Eh beh, oggi ci sarà Dojima? È domenica dopo tutto. Ovviamente no.